Beh, innanzitutto complimenti per il tuo esordio da titolare in campionato e all'uscita, però purtroppo la tua prestazione non è servita a dare una vittoria che ormai manca da tanto, forse da troppo tempo. Sì, sono molto contento in primis per la reazione che abbiamo avuto, siamo riusciti a recuperare una partita che di questi tempi spesso ci capita di perdere e già questo è un segnale molto positivo. E penso che siamo sulla strada giusta e il mister ci sta dando una grande mano e lo stiamo seguendo bene. E dopo Cosenza siamo passati per Cremona, Bologna e anche oggi si è visto un passo in avanti, quindi sono sicuro che è solo questione di tempo. Il campionato è ancora lungo e impegnandoci al 100% sicuramente possiamo fare molto molto meglio. Sì, oggi nel secondo tempo in effetti qualcosa di buono si è vista, anche nel primo, però poi al primo episodio si prende gol, è anche il momento che continua a essere negativo. Sì, oggi stando in campo mi sembrava di vedere il crotone della Serie A al secondo tempo. E sì, forse in questo momento abbiamo più paura di non prendere gol che di farlo, quindi ogni mezza occasione abbiamo sempre più apprensione, però penso che abbiamo creato anche tanto. Anch'io ho avuto un'occasione, purtroppo ho preso un palo, è uscita, magari prendendo il palo dentro in un'altra occasione. Però va bene, dai, l'importante è aver giocato, sono contento, ci ho messo la grinta che mi appartiene e sono contento. Io ho visto che Ante stava colpendo di testa, pensavo mi facesse la sponda, sono andato dritto verso l'area. Il portiere ha smanacciato male e sono andato contro il pallone. Adesso non mi ricordo chi fosse, mi sembra il 21, così ha provato a buttare via la palla, ma l'ho anticipato e mi ha preso il sinistro. Ci hai messo un po' a farti schierare, no? Perché l'anno scorso, vabbè, magari si era in Serie A, un momento complicato, però quest'anno con Stroppa non hai trovato per niente spazio. Oddo parlava sempre bene di te, però ancora non ti schierava, finalmente hai convinto l'allenatore a schierarti e poi hai ripagato alla grande la fiducia. È il futuro del Crotone, almeno in questo campionato, Zanellato, soprattutto nella posizione di trequartista magari. Ah, io spero di sì. Mister Rodo è arrivato, subito ho detto che tutti partivano alla pari e guardava le qualità di un giocatore, il modo di stare in campo e subito vedevo che, insomma, notava come io giocassi. Magari prima il mister voleva qualcos'altro, il mister Stroppa, però io ho sempre rispettato le scelte e lavorato sodo perché sapevo sarebbe arrivata la mia occasione. Il mister mi sembra una persona molto intelligente e quindi premia chi si allena bene e ha la personalità, che abbia 18, 20, 40 anni, questo non importa. E adesso il mio lavoro è pensare di far bene in allenamento per giocare tutte le partite. Ho un mister che mi vede bene e quindi voglio sfruttare al massimo l'occasione.